È il giorno dell'inaugurazione ufficiale del liceo Filippo Masci di Chieti, nella nuova scuola edificata dove un tempo sorgeva l'ex caserma Berardi. Il taglio del nastro, con tanto di festa e cerimonia presentata dalla giornalista Mila Cantagallo, anche docente del liceo Masci, è avvenuto in presenza delle autorità civili e religiose, dei rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine e dell'intera comunità scolastica. Sara Solipaca, dirigente scolastica del liceo Masci, e oggi taglio del nastro. Si comincia una nuova vita. Oggi è l'inizio per noi della nuova sede, una sede aspettata, agognata da 10 anni ed è importante dirlo, questo ed è una conquista un po' per la comunità di Chieti, per la nostra comunità scolastica, ma è anche significativo che un edificio del genere sorga qui nella Berardi ed ha una funzione di far rinascere un intero tessuto sociale. È la prima scuola che si costruisce a Chieti dopo 40 anni e, come sempre dico, beati quei paesi che ancora costruiscono scuole e che progettano di costruirne delle altre. Francesco Menna, presidente della provincia di Chieti, riepiloghiamo un po' tutto il percorso, come si è arrivati a questo momento di festa? Ma è una vicenda che nasce nel 2014, che ha visto poi impegnato in prima linea l'onorevole Legnini a riaprire il cosiddetto accordo sui canoni in occasione passiva e a costruire il patto per Chieti, che vedeva proprio la Berardi destinata al liceo Masci. Poi tutta una serie di tavoli prefettizi che in particolare hanno visto impegnato il prefetto Forgione, il prefetto della Cioppa, Corona, ma soprattutto il prefetto Forgione, che ha compulsato le varie istituzioni affinché si raggiungesse questo obiettivo. In ultimo c'è stato un momento anche importante con i giovani, con gli studenti, che grazie a una manifestazione pacifica e civile hanno dato, diciamo, la spinta importante affinché una parte dello Stato arrivasse alla consegna ufficiale alla provincia di questo istituto. E quindi, una volta acquisita la provincia la titolarità, entrata nel possesso dei beni, in tempi record ha fatto trasloco e ha consegnato alla giusta dimensione scolastica questo istituto. Un grazie quindi a loro, ai genitori, alla Solipaca, al dottor Nardocci, al dottor Trippitelli del sistema scolastico regionale, ma dico a tutte le istituzioni, a provincia di Chieti naturalmente, dirigenti e consiglieri provinciali, perché ciascuno ha dato il suo contributo in modo fondamentale, soprattutto la consigliera Silvia Di Pasquale, il sindaco di Chieti e del territorio, che sono riusciti, insomma, a gestire e a dirigere in modo armonico e con grande passione questa vicenda. Diego Ferrara, sindaco di Chieti. Questo è un giorno inedito nel senso letterale del termine, quindi atteso, fatidico e promettente per il futuro di questa città. Quindi non posso essere altro che felice e incontro anche in tutte le altre autorità molta soddisfazione.